Ciao a tutti, benvenuti, bentrovati in un mio nuovo video. Oggi siamo qui per aprire insieme un altro calendario dell'avvento. Già da qualche anno avevo pensato di fare questo acquisto, però quest'anno ho deciso di farlo. Sto parlando del calendario dell'avvento di Bottega Verde. Eccolo qui. Quindi arriva ben confezionato, arriva dentro una scatola che è inserita dentro un'altra scatola, quindi arriva ben protetto e si presenta, cioè, come un'enorme pochette. Guardate, cioè, no, ve lo faccio vedere, è più grossa della mia testa, è veramente, sì, è più grossa, quindi è un'enorme pochette, sembra impermeabile, tutta piena di glitter, tutta glitterata. Adesso andiamo a vedere. Quindi questa è la fascia, la togliamo, dietro ci sarà scritto qualcosa, ma dietro è scritto tutto molto piccolo, qua ci sarà il contenuto. E poi quest'anno il calendario dell'avvento si rinnova con un nuovo originale formato, una maxi pochette con 24 buste da aprire ogni giorno fino alla vigilia di Natale. Puoi riporre le 24 bustine e creare un'originale decorazione per le feste. Puoi appenderle su una mensola o vicino al caminetto, come una ghirlanda. Puoi metterle sull'albero di Natale rendendo il tuo albero unico. E qui, lo faccio vedere così, ecco, riporta appunto. In due lingue, c'è anche in inglese, e poi sotto, scritto molto piccolo piccolo, c'è, credo, il contenuto. Allora, quindi vediamo che si presenta così. Sul ciondolo della zip c'è il logo di Bottega Verde e andiamo ad aprire questa. C'è comodissima, io la trovo comunque un'idea geniale, perché invece, cioè, i pack di cartone e tutti gli altri calendari ovviamente sono carini da vedere esteticamente, disegni le idee, però poi lo butti, cioè, perché non sono dei cartoni robusti, sono diciamo dei cartoni non riutilizzabili, quindi poi comunque li butti, mentre questa la usi, cioè io la trovo un'idea geniale, è foderata, ecco, dentro il contenuto all'interno si presenta così. Quindi adesso andiamo a vedere come si presentano le bustine. Ok, nelle bustine c'è un adesivo e per ogni adesivo c'è un'immagine, un disegno, credo che siano diversi. Sì, infatti qui c'è la ghirlanda, 11, e poi all'interno c'è il numero, all'interno del disegno. Questo è 11, questo è 14, mentre dall'altro lato si presenta con un fiocco in tutte le bustine, credo. Sì. E ci sono due colori, cioè le bustine si alternano tra un rosso e un bordeaux. Non vedo altri colori all'interno, credo, sì, sono questi, quindi sono due colorazioni. Io ho acquistato questo calendario direttamente dal sito di Bottega Verde. Il prezzo è di 59,99, però io l'ho acquistato con uno sconto. Forse era un'offerta limitata per qualche giorno, mi pare, era scadenza. E in più mi hanno inviato un omaggio, che è questo qui. Già fa profumo così. È un bagno doccia al pepe rosa con estratto di pepe rosa. È di 50 ml. Quindi questo era l'omaggio più appunto lo sconto di 5 euro, quindi mi è venuto a costare 54,99, però il prezzo è di 59,99. Ok, andiamo a pescare la bustina numero 1. Si diventa così, c'è una tazza con della lavanda, del cioccolato caldo. All'interno troviamo questo prodotto che si chiama Tocco di Colore ed è un cushion labbra e guance con burro di mango
La quantità è di 8,5 ml. Lo andiamo a provare. Sono contenta di aver trovato questo. Lo apriamo. Ecco, infatti con la spugnetta. Questo è il colore. Al tatto non è molto. È cream to powder. Questa è la sensazione. Sembra proprio cream to powder. E questo è il colore. Si vede. Ok, mi piace. Nella casellina numero 2, che si presenta così, con la figura di un guanto, io volevo non strapparla, ma poi c'è qualcosa di morbido. Una molletta, una pinza per capelli. Avrei dovuto fare questo video in inverno, io adoro molto le felpe con questo tessuto perché sono caldissime, quindi sarebbe stato. E allora è molto resistente, è marrone comunque, ed è anche grande, quindi ottimo, io le utilizzo spesso, le utilizzo, quindi morbidosa, non è pelusciosa, però è morbidosa, quindi. Ok, alla casella numero 2 mi piace questo prodottino. Nella casella numero 3 andiamo a pescare la numero. La casella numero 3 si presenta così. Allora, troviamo una crema viso. Olivo sublime, allora nutriente demoliente per pelli normali o secche con olio di oliva iperfermentato. Gli ml sono 20. Ha un odore delicato, è bianca e sembra asciugarsi rapidamente. Il profumo è delicato, non è fastidioso. Quindi nella bustina numero 3 troviamo una crema per il viso. Ok, sempre ben accette sono le creme per il viso. Casellina numero 4. È spaziosissima questa boccetta, vi perdete bene. Questo è comodissimo. Ecco, questa è una decorazione di Natale. Serve una pallina per l'albero. E all'interno troviamo. No, vabbè. Troviamo l'omaggio. Un bagno doccia con estratto di pepe rosa. E gli ml sono 50. 50 ml, è piacevole il profumo, è sempre estivo, ecco, delicato, estivo, spumeggiante, sì, era il pelo. La casellina numero 5, e vediamo appunto, c'è un pacco regalo nell'adesivo, contiene, che è uno smalto, mi sa di sì. Contiene, vabbè, uno smalti, gel shine smalto. Questo è il colore, quindi dal vivo, diciamo. Fuori dalla bottiglietta, quindi uno smaltino, vabbè, è piccolo, dai, ci può anche stare. La casellina numero 6, oh, se la calda, la appendo al caminetto. Troviamo, ne troveremo tanti di questi tubetti. Allora, un gel detergente viso,
Questo è interessante, per tutti i tipi di pelle, all'aloe è idratante e lenitivo, col 20% di succo di aloe bio e sono 30 ml. Quindi una settimana? Vabbè, si prova, se poi vi piace, si può. Non so se sono tutte così le taglie, però una settimana magari. Strucca, un gel detergente, no, un strucca, qui non lo dice. Idratante, lenitivo, è da vedere. La numero 7, eccola qui, c'è una stellina, comunque nei colori è molto una delizia, sia negli adesivi, perché in tutti gli adesivi c'è comunque del verde, del rosso, del bianco, quindi negli adesivi anche nei pack sono rossi, bordeaux. Anche nella pochette comunque, tutta l'interale così, dorata, ci sta. Il concept del Natale c'è. E devo dire, io preferisco i calendari make-up a quelli skincare, veramente, body care, però li apprezzo. Nella casellina numero 7, mi fanno ridere, come ve le faccio, come vi do, ecco, così vi do il senso della grandezza dei prodotti. Allora, e nel frattempo vi faccio vedere appunto, questo è un prodotto, per uomo, nero d'ambra, balsamo dopo barba con estratti di legni pregiati. È giusto pensare anche a lui, non solo a noi, quindi allora, gli ml sono 20, il contenuto, faccio vedere così, è di 20. È da uomo, sì, l'odore è da uomo, non ho sentito prima, non ho sentito, non vi ho fatto sentire il gel detergente, sì, no, forse l'ho sentito, non mi ricordo più. Sa di aloe. Chimica, sa di aloe. Allora, la casellina numero 8. La casellina numero 8. Questa è una salvagente di salvataggio, una ciambella di salvataggio. Nella casellina numero 8 questo è un po' più grande. Allora, goji e cheratina, shampoo illuminante ravvivante con estratto di goji e cheratina, capelli trattati e colorati. Allora, gli ml sono 40. Beh, utile per chi ha i capelli. Il profumo, devo dire che i profumi sono tutti molto delicati e dolci, molto dolci. Tranne quello però, simili tra loro, mi sembrano. Comunque, 40 ml. Io non ho i capelli trattati, ma se li ravviva, con estratto di cheratina e goji, comunque mi darà una botta di vita, quindi ok. Ok, la casella numero 9, c'è una lampana tutto rosso, è piccolino, molto piccolino, non so. C'è? Eccolo, una matita? Occhi, labbra? No. È quella delle sopracciglia che io sto terminando. È uguale, la stessa altezza, solo che questa era il do, è diventata così perché l'ho temperata. Allora, matita occhi intensa con cera d'api e vitamina E. Una matita o una mini matita da viaggio, travel friendly. Che te la prendi e vai. Una matita. Vabbè, scrive, non sto pressando, quindi
Scrive: una matita travel friendly da viaggio, una matita per occhi, quindi qualcosina anche di make-up. Cioè, sono contenta. 9 alla casella numero 10, in formato mini, però c'è. Tubetto alla casella numero 10, crema corpo Tiare con Monoi di Tahiti e basta. Allora, gli ml sono 40 e andiamo a sentire le parfum. Questo mi piace, sa il borodacco? Sì, simile al borodacco. Questo profumo mi piace molto più degli altri. Crema corpo con questo profumo, sì, mi piace, questa sì. La casellina numero 11 si presenta così. Eppure questa è vuota, cioè, la vedete? Ecco, questo è lo spessore, questo è lo spessore, niente, qua c'è il pensiero. No, vabbè, ma che carina, ve la faccio vedere dal lato giusto, dal verso giusto. Una limetta per unghie, no, ma è bellissima, con la forma di stella cometa, è vera, questa è un'idea geniale, cioè... Questa è un'idea geniale, come io trovo che sia un'idea geniale quella della pochette che contiene tutti i prodotti e che poi ti resta. Cioè, il calendario per me vale solo per questo, per quest'idea geniale, dorata, la stella forma, ci sta tutta, mi piace la casella numero 11, molto, molto. Nella casella numero 12, che si presenta così, troviamo le tubette balsamo, l'accoppiata, ok, questa è un'idea intelligente secondo me, anche se la quantità di questo balsamo durerà 8 volte di più di quello dello shampoo, però shampoo e balsamo stessa linea, mi piace, ci siamo. Allora, ovviamente stessa linea, quindi goji e cheratina, balsamo, protettivo disciplinante con estratto di goji e cheratina, capelli idratati e colorati. Gli ml sono 40, uguale, quindi mi piace, questa idea mi piace, c'è stato impegno, dai. Nella casella numero 13... che si presenta così, si sente un tubetto anche qui. Infatti, troviamo, avevo visto lo stesso colore di quello che già ce l'abbiamo per due, allora, Bottega Verde, Uva Preziosa, crema corpo, quindi siamo già a due creme corpo, due, tre? No, quella era viso, due crema corpo, questa è l'altra crema corpo, quindi crema corpo con estratto iperfermentato di uva rossa, pelli normali, idratante, antiossidante, ci piace. Il contenuto è di 40 ml, ok, eccola qui, la casellina numero 14, nella casellina numero 14 c'è la casella. Vediamo che troviamo questa casetta. Ok, un altro tubetto scuro per uomo. Anche, ok, quindi vanno insieme anche questi. Il padre e il figlio. Allora, uomo nero d'ambra, shampoo doccia con estratti di legni pregiati. Anche questo, 35% di plastica riciclata. Mi piace molto il pack. Molto, molto, molto. E il contenuto è di 50 ml. Nella casellina numero 15, che si presenta così, andiamo a trovare un tubetto. Allora, uva preziosa, crema mani con estratto iperfermentato di uva rossa, pelli normali, vellutante, antiossidante, quindi
crema corpo e crema mani. Questo è di 20. Andiamo a sentire il profumo, non l'ho sentito più di niente. Allora, questa è la consistenza. E il colore sa di uva, sa in effetti di uva, melograno, uva, di mosto, di mostarda, sa di mostarda che è dolce, quindi anche questo si sì, hanno lo stesso odore, comunque hanno lo stesso odore sia la crema mani che la crema corpo. Invece sono curiosa di sentire il profumo del bagno doccia da uomo, perché dico da uomo per forza, no, è bellissimo, è da uomo, è proprio da uomo, si sente, no? Uomo che non deve chiedere mai, però dico da uomo, va. Nella casella numero 16, sì, 16, allora, nella casellina numero 16, questo è pesante. Proviamo, questi saranno 800 ml, sono 50, già c'è un certo... Allora, fiori di oriente, fiori d'oriente, bagno doccia con estratti di ylang ylang e rosa damascena. Vediamo il profumo. Orientale. Non so, paesi Arabia Saudita, mi dà deserto, del Sahara, sì, il mare. Sarà tutti i profumi che hanno, no, è orientale, come i profumi di Oriente, simile. Quindi mi piace, abbiamo la possibilità di provare comunque tanti bagni schiuma per poi eventualmente scegliere di prendere una size full. Casella numero 17 è Bordeaux. La casella, la bustina, e c'è un pacco regalo verde, ma avrò detto casella posso dire. E qui dentro troviamo, dai dimmi che sei mega, balsamo labbra, no, è bellissimo questo pack, allegro natale, molto molto natalizio, balsamo labbra con burro di cacao e vitamina E, scritto qua, e qui c'è il logo appunto di Bottega Verde da tutte le parti. Allora, si presenta così, molto minimal, bianco, però è natalizio. Allegro Natale, io ora ho il profumo sotto il naso di tutto quello che ho provato finora, quindi creme corpo, bagno a doccia. Questa è la quantità. Allora, è molto simile come profumazione, aspettate, ce l'ho qui, no, è molto simile alla crema all'uva sultanina, all'uva preziosa, sì, è molto simile, molto molto simile, sì, la profumazione. Ok, questi servono sempre, quindi gradito. Nella casellina numero 18, che si presenta così, anche questo è sottile, niente, qua cos'è, una maschera viso, andiamo a trovare estratti di bellezza, nutriente, lenitiva e idratante, una maschera in pacco con mirtillo e lampone, pelli secche o delicate, vegana, è la maschera, maschera in pacco, dietro è così. Ok, alla 19, che si presenta così in bordeaux con un pacco regalo, questo tubetto è molto molto piccolo, un contorno occhi per la grandezza. Bottega Verde Golden Lip Gloss, ah no, è un lip gloss con burro di mango e vitamina E.
mele, lip gloss, vabbè, dai, qualcosa. Salvo cacao. Quindi la casellina numero 20 si presenta così. Tubicino. Vabbè, qualche prodottino makeup, dai, ce l'hanno dato. Ok. Allora, in questa c'è gel detergente viso delicato setificante con argan, pelli normali o secche. Ci sta un altro detergente viso, l'olio argan con argan. Le mele sono 30, quindi argan del Marocco. Sono contenta per il detergente viso. Si provano, le taglie sono queste, guardate, ecco, queste. Le taglie sono queste. Quindi, vabbè, alla casella 21. Si presenta Bordeaux. Che questo. Cioè, il pack è meraviglioso. Quindi è un burro corpo con note di arancia candida e cioccolato. Vediamo. Si sente l'arancia, si sente anche l'arancia candida proprio, i canditi all'arancia. È un po' anche il cacao, il cioccolato. Sì, sembra proprio il cioccolato all'arancia candida. Gli ml sono 50, quindi lo provi 2 volte forse. Però va bene, lo provi. Alla 22, che si presenta così, è anche una maschera. Ok, troviamo un'altra maschera. Maschera riparazione intensa con fitocheratina vegetale e avena nera, capelli danneggiati, quindi è una maschera per capelli. Alla 23, quindi ci siamo quasi, si presenta così, troviamo un ombretto. La colorazione è questa, oro, questo è quello. Che indietro lo swatchiamo. Sto cercando di farlo scrivere. Ecco qui, è questo qui. È un po' polverosino, sì, è scrivente, dai. Però non è sbello, metallizzato, non è. Si vede, ma non è intenso, ecco. Non è uno shimmer intenso. Si vede. Si può usare un po' forse come illuminante, non credo perché è polverosino. Comunque, per un trucco leggero. Ecco, per un trucco leggero sì, lo possiamo adoperare. E questa è la casella 23. Alla casella 24, ultima casellina. Allora, questa è una crema mani, dolce, dolce inverno. Beh, devo dire che c'è solamente per i pack sono meravigliosi di tutti i prodotti. Diciamo che se vuoi comprare questo calendario, compri i pack, ecco, compri i pack, perché i prodotti, il contenuto dei prodotti è per provarli. È proprio in modo che tu possa avere la possibilità di provarli. Quindi quello che compri in questo calendario, secondo me, è il pack. Stavamo dicendo, come ultimo prodotto è appunto la crema mani, pack meravigliosi. Allora, crema mani con note di marshmallow e vaniglia. Questa immagine è proprio gustosa.
e il contenuto è 30 ml. Quindi questi sono tutti i prodottini. Allora sì, come appunto stavo dicendo prima, è una bella esperienza, un'esperienza nuova, se vi piace appunto la skincare, body care, nel senso che sono per la maggior parte prodotti per la cura del corpo, delle mani, del viso, della pelle, quindi è questo di make-up, c'è veramente poco. C'è una matita, uno smalto, cheek, guance, un lip gloss e l'ombretto, che non ve lo faccio rivedere perché quindi secondo me, ecco, appunto, se vai a comprare questo calendario lo vai a comprare per i vecchi perché sono meravigliosi. E il contenuto è pochino secondo me, perché qualche full size forse, a meno che queste da 50 non siano. Questa non mi piace, ma anche queste da 50 non siano full size, ma non, cioè non lo so, aspettate che guardo, non ci credo, vado a doccia e bagno e schiumo, dai. No, non sono full size. Ne ho preso una a caso, ok? Peperosa, bagno doccia, 400 ml, 4,99 euro. Dico, mettetemi quello, 4,99 euro. Cioè, mettetemelo un prodotto full size, no? 1, 24. Almeno un prodotto full size l'avrei gradito. In ogni caso, è stata un'esperienza. E spero, ma fatemi sapere che ne pensate, se l'avete mai acquistato questo calendario, se avete intenzione di acquistarlo, se vi è piaciuto, fatemi sapere. I vostri commenti li leggo sempre perché mi date dei consigli utili e li apprezzo, quindi fatemi sapere. Io spero di esservi stata utile, cioè di avervi dato, se avete intenzione di acquistare questo calendario, dico di avervi dato delle informazioni utili per poi decidere se acquistate o meno, ecco. E noi ci vediamo nel prossimo video. Se il video vi è piaciuto, il video, non so il contenuto, se il video, cioè se io, se il video vi è piaciuto, lasciate un like. Se non siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi. Noi ci vediamo nel prossimo video e vi auguro una buona giornata. Ciao!